Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 10, episodio 118, ultimo episodio della stagione 10. Confronti sulla gestione pandemia Covid. Sgoverno Conte 2 contro sgoverno Draghi. Questo è il contenuto di cui vi andrò rapidamente a parlare in questa bloggata audio. Il link, se siete interessati, lo trovate in descrizione. Questo file che vi riporta la mia bloggata, in cui troverete grafici statistici, cifre, considerazioni meticolose che indubbiamente potrete espandere per andare a sturarvi i neuroni e cominciare a liberarvi della sindrome di Stoccolma che i mass media italiani vi hanno cagionato. Dunque, in Italia 2020, infetti 2.107.166, decessi 74.159, sostituzione etnica di Stato, immigrati clandestini sbarcati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sono più 34.154. Tel quel i decessi italiani di prima ondata dal 1 gennaio 2020 al 10 settembre 2020, pari ai 35.587 italiani morti. In Italia 2021, infetti 4.018.517, decessi 63.243. Sostituzione etnica di Stato. Immigrati clandestini sbarcati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, in un contesto di pandemia ormai super mega acclarato, sono 72.000. 67.000 immigrati clandestini sbarcati più 5.000 afghani. E vai! Come mai nel 2021, con la presenza di mascherine e vaccini e farmaci che promettevano una protezione superiore all'80%, si è registrato un calo marginale del meno 14.7% dei morti? Ecco, perché a 31-12-2020 lo sgoverno Conte 2 non portò in Italia nessuna licenza di vaccino, nonostante la forte industria farmaceutica italiana. Perché lo sgoverno Conte 2 firmò dei contratti di merda, consorzi di acquisto di Unione Europea su Big Pharma, stipulati dall'Unione Europea con piena responsabilità von der Leyen, nell'avervi posto persone incompetenti alla stipula dei contratti. Perché l'organizzazione della campagna vaccinale di Arcuri era inefficace, il generale Figliuolo ebbe a sistemare la struttura, che nel 2021, nei primi tre mesi, vi fu carenza di vaccini in Italia. Perché l'Unione Europea, von der Leyen, non sospese mai Schengen, asperse varianti SARS-CoV-2 in tutta Europa. Perché il governo Conte 2 non chiuse mai Schengen, fece entrare numerose varianti SARS-CoV-2 che ebbero a deflagrare in Italia, cambiando motori epidemici in Italia ed in varie aree italiane. Perché il governo Draghi fece entrare la variante italiana indiana Delta quanto la sudafricana Omicron. Il governo Conte 2 quanto il governo Draghi hanno fatto entrare e circolare in Italia tutte le varianti SARS-CoV-2, quali hanno continuamente degradato la potenza di vaccini. Che il governo Conte 2 e Draghi ebbero a rimuovere l'uso delle mascherine, agevolando la circolazione epidemica di SARS-CoV-2, che il governo Conte 2 e Draghi non ebbero a presidiare le frontiere, quarantenando e testando gli stranieri che volevano entrare in Italia. Il confronto però per anno solare non è opportuno per cogliere le responsabilità politiche dei due governi. Ecco, nella mia bloggata trovate tutti i dati statistici. Per cui alla data che vi ho detto, che è alla data del praticamente 13 marzo 2022, in Italia si erano accatastati 13.109.527 infetti, con 156.201 decessi. Poi abbiamo i grafici relativi al delta infetti e delta morti in scala logaritma divisi per anni, per cui vi potete rendere conto, tenete conto che sotto scala logaritma le aree delle curve rappresentano il totale aggregato. Quindi abbiamo che in decessi Covid 2020 74.159, decessi Covid nel 2021 sono 63.243, abbiamo avuto un calo solo del meno 14.7%, che è molto poco rispetto all'80% di protezione che garantivano i vaccini.
Infatti Covid 2020 2.107.166, nel 2021 abbiamo avuto 4.018.517 infetti, più 90.7%. Ecco, come vi ho detto, il confronto per anno solare non è opportuno, è più opportuno il confronto per tempo omogeneo di gestione pandemico. Trattazione epidemica di SARS-CoV-2. Prendiamo la data del 22 di gennaio 2020, con blocco di Wuhan. Fine del governo Conte 2, giuramento del governo Draghi, 13 febbraio 2021. 13 febbraio 2021 meno 22 gennaio 2020 sono 388 giorni di gestione pandemica. Data temporale equivalente del governo Draghi su Conte 2 è l'8 di marzo 2022, infatti 13 febbraio 2021, data di giuramento del governo Draghi, ci aggiungete 388 giorni e arrivate all'8 di marzo 2022. Ecco, quali sono i dati? Sgoverno Conte 2 in 388 giorni ha fatto 2.721.098 infetti con 93.346 decessi. Lo sgoverno Draghi in 388 giorni ha fatto 10.388.429 infetti, più 281.7% di infetti, con decessi pari a 62.855, meno 32.6%. Totale decessi Covid, Conte 2 più Draghi, sono 153.201, impiazzati in pandemia al 70% dai 106.194, totale immigrati clandestini sbarcati e afghani, pari a 34.154 del 2020, più 67.040, più 5.000 del 2021. Dunque, che cosa si può dire? Ecco, il confronto sul numero degli infetti, sullo stesso arco di tempo di 388 giorni di gestione pandemica, dimostra che gli infetti nello sgoverno Draghi si sono triplicati, più 281.7%, da cui si inferisce che lo sgoverno Draghi non ha posto in essere nessuna politica sanitaria efficace in Italia atta a contenere il contagio epidemico, nonostante il governo Draghi avesse avuto a disposizione mascherine, gel alcolico e vaccini. Il governo Draghi ha ottenuto solo un meno 32% di morti, è un dato obiettivamente che fa vomitare la merda, perché i vaccini assicuravano almeno un meno 80% di mortalità in riduzione. I morti sono sempre a trascinamento dei contagiati, il numero dei contagiati nel governo Draghi sono esplosi a livelli stellari triplicandosi. Il governo Draghi ha distrutto il beneficio dei vaccini, delle mascherine, del gel alcolico. È procurata epidemia, articolo 438 CP, strage, articolo 422 CP, omicidio, articolo 575 CP, premeditato plurimo, articolo 577 CP. Infatti, per ridurre i decessi sa da incidere sulla contrazione dei contagi, dato che i morti sono sempre a trascinamento dei contagiati. Così come i dati giapponesi, un paese mega popolato, molto simile all'Italia demograficamente, dimostra. Infatti i dati del Giappone dimostrano gli ottimi risultati della lotta al Covid giapponese dopo 2 anni e mezzo. Non lo sapete? Perché i mass media non ve l'hanno mai detto, ve lo dico io. Se volete poi potete andare a confrontare i dati sul link di World Odometers. Italia, 8 marzo 2022, totale contagiati Covid 13.109.527 persone, totale decessi Covid in Italia all'8 di marzo 2022 153.201, incidenza per 100.000 abitanti 21.736. Tutti questi dati, calcoli numerici, li potete trovare nella mia bloggata, il link lo trovate in descrizione. Giappone, 8 marzo 2022, totale contagiati all'8 marzo 2022 5.483.524 contro i 13.1 milioni dell'Italia. Bel numero, eh? Totale decessi Covid giapponesi all'8 di marzo 2022 25.281. In Italia alla stessa data eravamo a quota di 153.201. Ora i morti giapponesi all'8 di marzo 2022, dopo 2 anni e mezzo nemmeno, arrivano al totale dei decessi italiani di prima ondata.
Infatti l'incidenza per 100.000 abitanti in Giappone è di 4.358 persone per 100.000 abitanti. Ecco, se in Italia si fosse stata in governo Conte 2 Draghi una gestione pandemica come in Giappone, ecco, si sarebbe potuto risparmiare circa il 58% degli infetti italiani, si sarebbe potuto risparmiare circa l'83% dei decessi italiani. Per Dio, il governo Conte 2 Draghi con le loro scelte politiche assassine nella gestione pandemica hanno causato il 58% degli infetti in più che si sarebbero potuti evitare, come ha fatto il Giappone, quanto l'83% dei decessi italiani che si sarebbero potuti evitare. Procurate epidemia, articolo 438 CP, strage, articolo 422 CP, omicidio, articolo 575 CP, premeditato plurimo, articolo 577 CP. Se non siete d'accordo su queste mie tesi finali, io vi invito a cliccare sulla mia bloggata, dove troverete una montagna di dati che potete anche andare a verificare, perché sono tutti linkati direttamente con World Odometers, date e quant'altro, e quindi vi potete schiarire la testa e la mente, sottraendovi alla sindrome di Stoccolma. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.